Si presenta l'associazione Vita 21, che è un'associazione che raggruppa le famiglie dei ragazzi down, che ha già iniziato da parecchi mesi la propria attività, ma che oggi presenta il programma, diciamo, del 2014. Vedete inquadrati Marco Milazzo, che è il presidente, e Alessandra Nocilla, che è la vicepresidente. Allora, Marco, da che cosa nasce l'esigenza di un'associazione di ragazzi down? Vita 21 nasce, come dice lo stesso nome, perché noi crediamo alla vita e ai suoi valori più importanti. 21 ovviamente è il numero del cromosoma che caratterizza la sindrome di Down. Nasciamo perché il nostro desiderio è quello di trasferire all'esterno il vissuto che noi ogni giorno sperimentiamo nelle nostre famiglie. Ci siamo accorti che i nostri figli che hanno la sindrome di Down hanno, ci offrono la possibilità fondamentalmente di migliorarci. La loro presenza migliora la qualità delle nostre relazioni. E questa esperienza è così forte, così palpitante, così anche suffragata da tanti lavori scientifici che dimostrano quante qualità nascoste hanno questi ragazzi, che proprio per questo motivo Vita 21 vuole offrire anche all'ambiente esterno, alla nostra cittadinanza, ai nostri amici, a più ampio largo possibile l'esperienza che stiamo facendo. Alessandra, è possibile dire che non sono le famiglie che aiutano i ragazzi down, ma sono questi ragazzi che aiutano le famiglie? Assolutamente è quello che noi viviamo quotidianamente. Io posso dire, nel mio piccolo, la mia esperienza, per me mia figlia è stato un punto di svolta veramente, mi ha insegnato quali sono veramente le cose importanti della vita, mi ha insegnato una cosa importante, che la vita non è quello che ti capita, ma è quello che ne fai, e trovare e concedere l'opportunità anche a chi potrebbe essere in difetto rispetto alla normalità e invece poi si capisce essere solamente speciale. Marco, cosa avete fatto dalla vostra nascita ad oggi? Cosa farete? Poi lo dirà Alessandra. Allora, siamo nati a marzo di quest'anno, quindi anzi ad aprile per la precisione, quindi è stata una gestazione piuttosto rapida e siamo con pochi mesi di vita. Gli eventi più importanti che abbiamo realizzato in stretta sinergia con la sezione di Catania, che è stata la sezione prima come nata di Vita 21, sono stati anzitutto la settimana estiva, che è una serie di giorni, appunto una settimana, che trascorriamo 15 famiglie che hanno la sindrome in una località balneare che è quella di Letojanni, insieme a specialisti con i quali si fa una sorta di corso full immersion. La settimana estiva è un bagaglio, residua poi come un bagaglio fantastico per le famiglie, perché è uno scambio di esperienze, di cultura, di obiettivi raggiunti e obiettivi da raggiungere, è una sorta di comunione di esperienze che le famiglie che hanno i bambini con la sindrome di Down possono fare. L'altro evento importante è stata la presentazione di un libro, Nessuno Escluso, che è il racconto fotografico della compagnia Neon Teatro, che è uno dei nostri partner principali. Alessandro, allora il 2014 che cosa ci riserva? Il 2014 vi riserva un sacco di cose belle. Per quanto ci riguarda sarà un programma intenso, vedrà il coinvolgimento delle scuole, perché ci sarà un concorso letterario rivolto ai ragazzi di tutte le scuole, che termina, ribadisco il fatto che le adesioni devono essere conferite entro il 31 dicembre, con un'email al nostro indirizzo, che è info@lavita21.it. Con questo concorso, che si chiama L'ostacolo è il trampolino di lancio, vogliamo porre ai ragazzi una sfida e imparare da loro, perché da loro c'è sempre da imparare, come facciamo e come diveniamo dopo aver affrontato una sfida, se ci ha trasformati in meglio. Poi ci sono molti altri progetti, insomma il programma è molto articolato. Possiamo dire che a febbraio ci sarà un convegno a cui stiamo lavorando molto intensamente, che vedrà la partecipazione dell'Università Core, di professori, docenti anche che vengono da Milano, dall'Università di Padova, e stiamo lavorando a questo convegno affinché possiamo fare un piccolo tesoro qui ad Enna, un punto di incontro per tutti coloro che vogliono scoprire qualcosa di più su quello che la disabilità non è.
me.